Cari amici, ben incontrati di nuovo in questo sabato 14 maggio. Oggi la Chiesa celebra la festa di un apostolo, San Mattia, colui che è stato scelto per sostituire Giuda. Si racconta l'episodio di questa scelta negli Atti degli Apostoli, nel primo capitolo. Invochiamo il dono dello Spirito anche oggi, con la sequenza nota, usata, pregata nella Chiesa. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Il Vangelo di oggi è dal capitolo 15 di Giovanni, versetti 9-17, un Vangelo molto bello. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Realmente di tutti questi versetti, che sono anche abbondanti, il cuore è questo ultimo. Il mio comandamento consiste in questo. Questo comandamento raccoglie tutti i comandamenti. Amatevi gli uni gli altri. E poi però aggiunge: amatevi di una misura piena, la stessa misura con cui io ho amato voi. E poi precisa: il mio amore per voi è stato un amore di amicizia, vi ho trattato da amici, vi ho confidato le cose più personali, più intime a voi. Non solo, ma l'amore di amicizia nei vostri confronti mi ha portato a scegliervi, per coinvolgervi nella mia missione e perché voi possiate godere con me di una missione che porta frutto e porta frutto abbondante. È il frutto della vita donata ai fratelli, il senso della vita che i fratelli che accolgono il Vangelo ritrovano appunto in Gesù, nella sua parola, nella sua testimonianza, nei suoi gesti di amore. È molto bello questo Vangelo, molto bello. E c'è interessante anche una logica che Gesù esprime. E Gesù all'inizio, come dire,
esprime questo percorso, dice: tu vuoi la vera felicità, vuoi la vera gioia? Bene, investi nell'amore. Un amore però che è concreto, che è pratico, che non è solo sentimento, non è solo romantico, è un amore che usa anche le mani, che compie il bene, fa il bene, fa il bene del fratello che ami. Bene, dice, se vuoi amare, e l'amore è il percorso attraverso il quale arrivi alla vera gioia, impegnati in un amore concreto, così come ho fatto io, talmente concreto che mi sono disposto a dare la vita per voi. E nel contesto dell'ultima cena, il richiamo del lavare i piedi dice il senso della vita di Gesù, servizio concreto ai fratelli che ama, che ha scelti come amici, cui ha confidato tutto il suo mondo interiore e che li ha coinvolti nella missione di portare la bella notizia a tutti gli uomini. Questo Vangelo è scelto appunto nella festa solenne di un apostolo, di Mattia. E se noi vogliamo capire bene che cosa vuol dire apostolato, cioè vivere inviati da Gesù ai fratelli, è bene che noi torniamo spesso su questo Vangelo, capitolo 15 di Giovanni, versetti 9-17, un Vangelo che descrive il compito dell'apostolo, impegnato nell'amore e per questo capace di produrre vita, vita piena nei fratelli. Siamo a sabato, concludiamo la settimana, ci salutiamo, ci benediciamo e ci auguriamo un buon fine settimana e soprattutto una buona, ottima domenica. Ecco la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci alla prossima settimana.